Con i ballottaggi si è conclusa la tornata delle elezioni amministrative che, limitando l'analisi ai 29 capoluoghi di provincia, hanno visto l'affermazione di 17 sindaci di centrosinistra, 10 di centrodestra e 2 civici. Le ultime competizioni elettorali, europee ed amministrative, hanno determinato una netta polarizzazione del quadro politico. Chiamati da Demopolis a indicare quali leader hanno convinto di più negli ultimi 2 mesi, un terzo degli italiani cita la premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, più di un quarto la segretaria del PD Elly Schlein, il terzo posto è di Tajani. Se si votasse oggi per le politiche, Fratelli d'Italia si confermerebbe primo partito con il 29%, ma con un vantaggio che si riduce a 4 punti sul Partito Democratico, oggi al 25%. Secondo il barometro politico Demopolis, il Movimento 5 Stelle sarebbe al 10,2%, mentre Forza Italia con il 9,3% conferma la sua crescita e supera la Lega, attestata all'8,7%. L'Alleanza Verdi-Sinistra avrebbe il 6,5, mentre ci sarebbe un ridimensionamento del terzo polo, con Azione al 3,2% e Italia Viva al 2%. In 6 mesi Fratelli d'Italia è cresciuta di un punto, il PD di oltre 5, il Movimento 5 Stelle invece di punti ne ha persi quasi 6. È una conferma, dice il direttore di Demopolis Pietro Vento, del processo di polarizzazione. Non accadeva da 15 anni, dalle europee del 2009, che i primi 2 partiti staccassero in modo così netto le altre forze politiche. Allora, siamo in...